per far cadere l'imbattibilità casalinga del Druso, che era inviolato da 15 mesi da ben 21 partite. Ci è voluto il Lecce, autentica fuori serie per la categoria, che sino alla scorsa stagione si misurava con Juventus, Milan e Inter, e che malgrado la doppia retrocessione è rimasta imbottita di giocatori di serie A e B. La formazione salentina si è imposta per 2-1 su un Sutrol uscito dal confronto a testa altissima per aver giocato 75 minuti alla pari, se non forse meglio, del Lecce, che ha agguantato in vetta la classifica al Trapani grazie al gol vittoria al 77esimo di quel fuori classe senza età che risponde al nome di Ernesto Chevanton. Biancorossi sconfitti, ma i playoff rimangono in cassaforte. Contro il Lecce mister Vecchi deve rinunciare a tre piedine della qualità di campo, Martin e Thiam, non potendo schierare dal primo minuto nemmeno il febbricitante Fink. L'allenatore biancorosso si affida a Chiem al centro della difesa in coppia con Cappelletti, dirottando Bassoli a sinistra e confermando a centrocampo Ugliano nel ruolo di playmaker, spalleggiato da Furlan e Branca. In attacco invece Turchetta al debutto dal primo minuto, a completare il tridente con Maritato e Pasi. A Bolzano pomeriggio soleggiato, temperatura estiva e pubblico delle grandi occasioni, tanto da sfiorare il tutto esaurito, malgrado la diretta TV su Rai Sport 1. Presenti 3.500 spettatori, 300 dei quali sono tifosi del Lecce. Inizio di match a ritmi blandi, ma al nono la fiammata biancorossa è letale per il Lecce, con Branca che perde e poi recupera un buon pallone sulla sinistra, scudellandolo in area dove Di Maio affossa Maritato. Calcio di rigore del quale, senza lo specialista a campo, si incarica Bassoli, che sigla l'1-0 firmando la sua terza rete stagionale, infrangendo il primato di imbattibilità di Benassi, che durava da 486 minuti. Ma la reazione del Lecce è furente quanto repentina, con Memushai che appena un minuto dopo il vantaggio biancorosso si accentra dalla sinistra per andare al cross, vedendo e servendo il taglio in area di Chiricò, che anticipa Bassoli e insacca alle spalle di Marcone il pareggio ospite. Il Sutrol fatica a riemergere dal momento d'impasse e al 20esimo Pasi è costretto al fallo per frenare l'incursione sulla destra di Diniz. Calcio di punizione battuto dal solito Chiricò, con Memushai che stacca bene di testa ma non inquadra la porta. Il Lecce occupa con costanza la metà campo biancorossa, ma poi il Sutrol riesce ad alleggerire il forcing ospite, tornando ad alzare il proprio baricentro. Finale di tempo comunque di marca ospite con azione flipper del Lecce nell'area di rigore biancorossa, ma fortunatamente prima De Rose e poi Giacomazzi non riescono ad inquadrare la porta altoatesina. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Si riparte senza cambi in entrambe le squadre, con Pasi che prova il colpo a sorpresa dopo appena 30 secondi dal ritorno in campo, vincendo un rimpallo con Diniz sulla linea di fondo per poi calciare sull'esterno della rete. La risposta del Lecce è più insidiosa, con Chiricò che si incunea in area, sgusciando via Chiem, su suo assist Jeda non trova il tap-in sotto porta. Si gioca a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte, con l'ottimo Turchetta che all'ottavo se ne va in slalom, entrando in area di rigore ma strozzando la conclusione di sinistro. In questa fase si gioca meglio il Sutrol, che al 14esimo si ripropone in avanti con sventagliata di Ugliano a sinistra per Pasi, il quale rientra sul destro per effettuare un cross lungo sul quale Jacoponi non arriva per un soffio. Al 17esimo, primo cambio della partita operato da mister Vecchi, che richiama in panchina l'ottimo Turchetta per inserire Fink, alla 100esima presenza del Sutrol. Biancorossi disinvolti nella manovra e sempre insidiosi nel momento in cui si proiettano in avanti, come al 24esimo quando Pasi di tacco invita al cross Bassoli, su cui spiovente Maritato non trova l'incornata sotto porta. Nel momento migliore dei biancorossi il Lecce riesce ad affondare il colpo. Al 32esimo, su respinta della rotoguardia biancorossa, il destro di De Rose viene respinto corto da Marcone, con Chevanton appena entrato in campo che firma il 2-1 ospite in un'azione forse viziata da fuorigioco. Il forcing finale dei biancorossi è generosissimo ma non sortisce effetti, vince Lecce, cade l'imbattibilità del Druso, ma il Sutrol esce comunque a testa altissima dal confronto coi salentini, coi playoff che rimangono dietro l'angolo.